Geografia, territorio, architettura, una nuova dimensione con cui confrontarci oggi. Cosa ne pensa l'architetto Massimiliano Fuxas? Io credo che la cosa più importante non è tanto l'architettura quanto la geografia. Bisogna sostituire al concetto solo di paesaggio la geografia, in quanto la geografia è l'insieme di economia, c'è l'uomo e poi c'è anche il paesaggio. E non c'è democrazia senza economia e non c'è libertà senza la libertà dei primi bisogni. Perciò l'economia fa parte immediatamente del nostro progetto. In fondo alla strada c'è l'uomo, l'essere umano. Un architetto che cosa deve fare? Deve aiutare gli altri esseri umani e anche se stesso a partecipare a un processo positivo. Fuxas ha conosciuto il nostro Veneto, lo ha visitato e a Bassano del Grappa ha progettato Bolle, la nuova sede delle distillerie Nardini. Due mondi interagiscono, uno sospeso, che racchiude entro due bolle trasparenti i laboratori del centro ricerca, e uno sommerso, che ospita un auditorium. Uno simbolo della leggerezza dell'alcol, l'altro della pesantezza del suolo. Cosa si può dire del territorio veneto? Oggi abbiamo combinato molti disastri, molti guai. Il problema è, più che riparare a questi guai, e capire come possiamo trasformare questo in un mondo che dal disordine possa diventare il mondo del caos, quello che io chiamo caos sublime, cioè il luogo dove c'è un algoritmo, dove c'è una geometria. Questa geometria è talmente sottile che non la percepiamo, ma ci sentiamo molto, molto meglio. Con l'architettura, in fin dei conti, è trovare buon senso in quello che si fa quotidianamente. Rischiamo di avere intere generazioni di giovani architetti che non hanno mai costruito e non costruiranno mai. Questo è quello che noi dobbiamo evitare. L'accumulo qui di capannoni, di macchine in sosta, di supermercati e villoni, e tutto si assomiglia, e le ville si assomigliano ai concessionari di macchine, e i concessionari si assomigliano ad altro, e tutto diventa una specie di grande marmellata. Il nostro architetto ha un grande merito, essere riuscito a progettare un'imponente opera di architettura, la nuova Fiera di Milano, costruita e realizzata in soli 26 mesi. Un'enorme vela di vetro la sovrasta, ricorda una gigantesca onda marina, simbolo dell'esodo che contraddistingue il mercato globale. In Fuxas emergono le emozioni, cioè il bisogno di usare l'architettura per crearla e per trasmetterla agli altri. Non esistono leggi specifiche, dice Fuxas, nell'architettura. L'architettura è parte del mondo dell'arte.